20:34, dichiaro aperta la seduta. La convocazione straordinaria del Consiglio di questa sera è stata richiesta dal signor Sindaco ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto del Comune di Catania, oggetto comunicazioni. Sindaco? Niente. Signor Presidente, signori consiglieri, signore, signori, la riunione di stasera è stata chiesta da me al Presidente del Consiglio perché ritengo doveroso parlare con la città tramite il suo consesso in relazione a ciò che è successo. Tra tanti errori, Stancanelli andrà Viola. Tra tante tribolazioni. Secondo me non si dimette né dall'uno né dall'altro. Ogni né dal Senato né come niente. No, vabbè, penso che rimane in città. Nessuno può essere a giudice di moralità o di politica, rispettiamo soltanto il cittadino che ha avuto personalmente la volontà politica, giuridica di far valere il principio di cui credeva, che non possiamo che prendere atto e rispettarlo. Allora, Stancanelli andrà via o no? Ma non credo che vada via da quello che è stato il suo ragionamento. Io credo che il problema non sia stato questo. Qualsiasi cosa avesse scelto, se avesse scelto di continuare a sostenere questo governo, se avesse scelto di continuare a sostenere questa città, sarebbe stato comunque un danno. Dovevamo solo capire di quale danno si trattava e prendiamo atto che questa giunta continua, prendiamo atto che continua nonostante tutti i fallimenti palesi di questa giunta, nonostante il centrodestra abbia nuovamente dimostrato tutta una storia di corruzione sistematica in questa città, perché di questo ci parla la sentenza e la condanna in primo grado di Scapannini e di due sue giunte, film già visti. Abbiamo assistito al solito teatrino della politica, lui sta scegliendo di rimanere, facendo rimanere come sindaco, e alla fine tra le due scelte che poteva fare è quella che secondo lui è la più coerente. Abbiamo fatto opposizione per 3 anni, continueremo a farla sapendo che, ripeto, tra due mali scegliere qual è il migliore è sempre una cosa difficile. Lui si definisce finalmente questo problema. Questa è la verità che dobbiamo mettere agli atti. Il sindaco non costava nulla al comune di Catania per il doppio danno. Il sindaco Stancanelli andrà via o no? Ma è un atteggiamento molto demagogico quello di stasera, secondo me, queste rimembranze, questo ripercorrere tutto quello di buono che ha fatto lascia intendere che non andrà via. Il sesto modulo, il senatore Stancanelli riuscì, forse anche perché era senatore, anzi particolarmente perché era senatore, a recuperare quel rapporto con la Enel. La dimissione del sindaco di Catania o della dimissione del senatore Stancanelli. Catania sarebbe stata al buio per sempre. Questo per merito del governo di centrodestra che capì il grido di allarme del sindaco, del senatore, della sua maggioranza. Questa è la verità dei fatti. Stancanelli o no? No, rimane. Sarebbe andato là, come purtroppo io, rimane. Purtroppo perché? Io dico solo una cosa, comune solarizzato e corso martiri della libertà, che è una giungla. Siamo riusciti a mettere a fondo un tavolo e siamo riusciti a salvare il centro di ricerca a Catania. Quale sarebbe preferibile delle due scelte, tra senatore o sindaco? Per la cittadinanza catanese, per i cittadini catanesi, non certamente per lui. Per la cittadinanza è comunque una grande sconfitta, sia che lui rimanga sia che va al Senato, perché in entrambi i luoghi istituzionali li rappresenta in maniera piuttosto indegna. Non abbiamo né perso né guadagnato nulla a questo punto. Ma fondamentalmente no, io spero in una sollevazione del popolo catanese, come lo chiama il nostro governatore lombardo, e che sia la piazza a mandarlo e non una legge dello Stato. Così come non penso che qualcuno si sarà indignato con il senatore Stancanelli quando è riuscito a far sì che i mondiali di pallavolo si svolgessero a Catania. Ecco perché queste cose. Ma io mi auguro, gli auguro un buon futuro da senatore. Ecco perché sono qui, ecco perché non mi avvalgo, perché non serve dei tecnicismi giuridici quando giocare, quando decorre
e come si fa oggi, poi il dovere di parlare con la gente. Signora Stancanelli andrà via secondo lei o no? Però posso dire con orgoglio. Ma intanto io sto arrivando adesso perché pensavo di arrivare prima, ma ho avuto problemi familiari. Ma le grida, non capisco queste grida, perché grida quest'uomo? Per cercare di farsi ragione. Ma deve avere un po' di credibilità, così lui ha detto. Ma non gridando, non gridando. Cioè, è già un discorso che questo deve fare. Pronunciare la Corte Costituzionale che deve scegliere. Lui lo sapeva, perché si arriva a questo? Questi politici purtroppo non rispettano le regole, non rispettano le leggi. Il problema è questo ed è grave. Non lo so, dovrà decidere o fare il sindaco o fare il senatore, ma lui sa cosa vuol dire fare il sindaco, sa cosa vuol dire fare il senatore? Non lo so, forse è incerto per questo. Io quasi come dei fotogrammi, ho rivissuto questi 3 anni e 4 mesi di sindaco. Mi dovete consentire che se devo prendere una decisione, la devo prendere anche sapendo da dove sono partito. Abbiamo più la consapevolezza che la lotta politica è contrasto forte, tutto quello che volete voi, e sono d'accordo, ma non è né ingiuria né invettiva. E che vorrei dire questo. Sarebbe auspicabile che Stancanelli andasse via, è preferibile la presenza di qualche donna, largo alle donne. Sicuramente largo alle donne, sicuramente largo all'intelligenza e all'amore vero per la città e non per i propri interessi. Grazie. Ricordo un episodio, quando mi telefonano dalla MT e mi dicono non posso uscire di auto, sa perché? Perché non abbiamo pagato la polizza assicurativa, ci vogliono 800.000 euro. In quel momento il senatore sindaco, chiamatelo come volete, ci mise la sua faccia, come l'ho messa tante altre volte, chiamo l'agenzia di assicurazione, ci vuole 800.000 euro, ho detto mi impegno personalmente io, mandatemi la polizza assicurativa, l'hanno mandata in 24 ore, mi sono impegnato io perché ero a poco diventato credibile, a poco. Comune solarizzato praticamente è stato un progetto finalizzato all'installazione di impianti solari termici. Io ero uno dei lavoratori di questo progetto. Abbiamo installato gli impianti, poi sono stati lasciati così al loro destino. Noi siamo stati licenziati, buttati in strada, finora non è stato fatto nulla. Il sindaco dice che ha fatto molto, sicuramente sì, ma per noi abbandonati. Passione c'è, ma non si fanno le cose. Quante volte sento dire questo sindaco non c'ha passione? Cos'è la passione? La passione è fare le cose, farle completamente, riuscire a risolvere i problemi. Vi ricordate quando in piazza Duomo, per protestare contro noi, contro l'amministrazione che aveva prodotto questo risultato assieme alle forze dell'ordine, sono venuti qua sotto con le bandiere rosse ad andare contro il sindaco Stancanelli, perché era stato, tra virgolette, cos'era stato, immaginate, fascista, perché cosa aveva fatto? Aveva ripristinato l'ordine. Allora, il sindaco va via o no? Non penso proprio, penso che rimarrà strettamente in questa sedia, anche perché è uscita già un'ansa di Gasparri, in cui diceva che comunque Stancanelli non se ne andava, è uscita un'ansa, mentre lui sta parlando è già uscita un'ansa, quindi voglio dire, è ovvio che comunque è già giocato a livello politico questo, significa che ci avranno i numeri questo Parlamento comunque e questo governo per rimanere in carica, perché il problema grave è proprio questo, cioè se lui toglie voti al governo in questo momento, molto probabilmente altri senatori che hanno il doppio incarico come sindaci in questo momento sceglieranno di rimanere come parlamentari e quindi il governo ci avrà la maggioranza. Semplicemente questo, è un gioco politico, a lui di Catania non gli interessa nulla, l'ha dimostrato in questi 3 anni e mezzo, il Palazzo di Cemento ne è stata la prova, io ho un ricordo netto e personale, il venerdì di Pasqua è stato bloccato la via Crucis qua per avere comunque attenzioni sulla gente che stava da 10 giorni che dormiva in piazza ed erano stati sfrattati senza comunque provvedere a trovargli una casa. Diciamo questo, quindi tutta la sceneggiata che sta facendo adesso, che è una campagna elettorale del bravo sindaco, a me fa veramente un po' ridere, scusate. Sono fortunato perché sono bravo, ho portato rapporti personali, me ne frego anche ancora una volta, perché io lavoro per questa città, ho lavorato per questa città, abbiamo fatto queste cose per questa città. E non dico tutte le altre cose, ho un elenco in mezzo delle cose di cui potrei parlare. Stancanelli andrà via oppure no?
Allora, abbiamo già saputo che Stancanelli rimane, la sua autonomia è nota e il suo capo corrente Gasparri ha già detto con un'ansia che Stancanelli rimarrà sindaco di Catania. Quindi autonomamente ha deciso di rimanere sindaco di Catania. Mi viene da ridere, però è una cosa tragica che non ci sia nessuna autonomia da parte della politica e che tutto venga deciso a Roma, e così è stato deciso a Roma, che Stancanelli continuerà a fare il sindaco di Catania ancora per un anno e mezzo. Quella che si dimette in questo momento è Catania da città. Questa città con le sue forze è capace di riprendersi. Non possiamo tornare indietro, perché io vivo con lei. Commento sull'ultima dichiarazione di Stancanelli? Ha detto tante falsità, ha detto tante cose non vere. Prendiamo atto del fatto che un pezzo di PDL non ha applaudito perché era già pronto alla candidatura per la sua successione. Siamo stati di fronte a uno scontro interno alla maggioranza che governa questa città. Noi da cittadini attivi abbiamo voluto solo assistere a un altro momento di degrado per poterlo denunciare ogni giorno in piazza come facciamo sempre. È un momento di massimo degrado di questa città, perché applaudire un sindaco come Stancanelli, che non ha fatto altro che acuire i disagi sociali e democratici di questa città, è veramente vergognoso. Quindi noi siamo qua da osservatori a osservare un nuovo momento drammatico per la città di Catania. Commento dopo l'ultima dichiarazione del sindaco? Guardi, io non capisco l'enfasi che sta mettendo il sindaco in una scelta che dovrebbe essere una scelta scontata. L'anomalia era quella che c'era fino a questo momento, un sindaco al tempo stesso senatore che ha fatto male l'una e l'altra cosa. Finalmente la Corte Costituzionale è intervenuta e ha affermato un principio sacrosanto. Stiamo apprendendo di una scelta che è una scelta abbastanza scontata. D'ora in poi spero che il sindaco, una volta sindaco punto e basta, riesca a fare un 1% delle tante cose che sta dicendo, che in realtà non verranno fatte per la sfortuna di Catania e dei catanesi. Gli applausi fatti al sindaco derivano da un'approvazione di ciò che ha fatto sino adesso. Lei che ne pensa invece a riguardo? Guardi, io diciamo, ho visto questi applausi, ho visto però che il pubblico, il vero pubblico qui non ha applaudito per nulla. Gli applausi sono levati dai banchi della maggioranza da parte di consiglieri comunali preoccupati più per il loro posto che per il futuro della città. Commento sulla scelta del sindaco Stancanelli? Coerente col suo programma. È molto coerente, molto leale, è giusto quello che sta facendo, non può abbandonare Catania. La coerenza in dove? Ma è coerente di quello che ha detto in passato, lo sta mantenendo oggi. Per cui, meglio di questo sindaco non ce n'è. Allora, Stancanelli ha praticamente dichiarato di restare sindaco della città di Catania. Un commento? Beh, finalmente avremo un sindaco a tempo pieno, per 3 anni e mezzo non l'abbiamo avuto. Evidentemente chi parlava di un'impossibilità a svolgere un doppio incarico anche prima della sentenza aveva ragione. E questi giorni sono stati un colpo di teatro del sindaco, anche oggi ha iniziato a parlare alle 8:30, ancora sta continuando, e alle 20:40 è uscita un'agenzia di Gasparri, di Quagliarello, che annunciavano che lui era rimasto a Catania. Tutto ciò è francamente un'ora che parla inutilmente, ha fatto un comizio spendendo i soldi dei contribuenti, perché questa è una seduta di consiglio, non permettendo il dibattito subito dopo. Poteva evitare tranquillamente tutto questo dicendo qual era stata la sua scelta. E si fa la polemica su questo, non facciamo la polemica sulle cose concrete, dove ci dobbiamo confrontare, dove dobbiamo fare le cose assieme, dove dobbiamo avere impostazioni diverse ma poi risolvere i problemi. Non facciamo le polemiche soltanto per farsi un po' di propaganda e nient'altro. Avevo detto che non volevo fare polemiche e non le faccio, non ne ho fatte. Sindaco, tu sai niente, sindaco, niente. Da lei un commento a caldo subito dopo la dichiarazione del sindaco Stancanelli di restare a governo della città di Catania.
prendiamo atto delle dichiarazioni della scelta del sindaco, che presumiamo sofferta e meditata. Lo stesso sindaco ha ammesso che da domani comincia a fare davvero il primo cittadino. Noi ce lo auguriamo nell'interesse di Catania, e non avrà più alibi naturalmente, non ci saranno più scappatoie. Ecco, il sindaco deve legare alla stagione del rigore adesso la stagione dello sviluppo e della crescita, altrimenti i catanesi non capirebbero. Noi della destra Alleanza Siciliana resteremo a fare l'opposizione come abbiamo fatto finora, perché lo hanno detto e deciso i catanesi nel 2008, un'opposizione senza aggettivi, senza preconcetti, un'opposizione nell'interesse della città. Ecco, vorrei che anche quelli che applaudivano il sindaco stasera restassero ogni tanto in aula, perché molto spesso fanno mancare il numero legale e mettono in difficoltà la maggioranza. Cioè, non può essere la solidarietà di una sera il clima di festa, ecco, vogliamoci bene, e poi a mezzanotte tutto finisce. La maggioranza ha responsabilità di governo e le responsabilità vanno assolte e rispettate dalla prima all'ultima fase della consiliatura, dal primo all'ultimo giorno, esattamente come facciamo noi dell'opposizione. Le cose necessarie da fare immediatamente nel comune di Catania, quale sindaco dovrebbe subito prendere in considerazione? Dobbiamo innestare un meccanismo di crescita e di sviluppo in un contesto di ottimismo. Dobbiamo incontrare gli operatori, capire di cosa c'è bisogno e di cosa c'è bisogno anche a costo zero. Cominciare a razionalizzare la pubblica amministrazione, la burocrazia. Penso ad una politica di sviluppo del turismo, alla fruizione dei beni culturali, penso al piano regolatore generale, penso a uscire fuori dalla trappola che hanno teso alcuni privati sull'area di Corso Martiri della Libertà. Penso alla possibilità di tornare a parlare con la gente anche in periferia. Insomma, Catania non è soltanto via Etnea. Dobbiamo attivare le cose che già sono state varate ma che aspettano di essere messe in moto. Penso alla consulta, penso ai centri sociali per i giovani, al piano di organizzazione per la fissione pubblicitaria. Piccole, grandi cose in una città che continua a vivere nell'emergenza, io credo che la normalità sia già un risultato. Si vociferava qua attorno alla sala che la scelta del sindaco era già stata fatta e alcuni comunicati stampa ne avevano già data notizia. Come viene interpretata questa scelta già resa palese ancor prima della dichiarazione rilasciata questa sera in sala consigliere? Non mi chieda cose che io non vedo e alle quali non posso partecipare. Le dietrologie non mi appartengono. Il sindaco è venuto in aula per comunicazioni urgenti al Consiglio e da consigliere io e i colleghi Lopresti e Zammataro abbiamo ritenuto doveroso essere qui. Che la scelta fosse antica, già maturata, imposta dai partiti a Roma o maturata invece in un contesto di assoluta autonomia a Catania, questo è difficile saperlo e credo che alla fine non influisca sul risultato finale. Grazie ancora. A lei. Subito dopo la dichiarazione della scelta operata da Stancanelli, sarebbe piacevole sapere anche la sua di riflessione riguardo alla scelta operata dal sindaco. Sì, la mia riflessione, che non è solo mia, è anche quella di Città Insieme, perché noi abbiamo scambiato due chiacchiere tutta la giornata di oggi attraverso chat e email per capire un tantino. Noi prevedevamo in qualche modo che la scelta sarebbe stata questa. Ma io devo dire che Stancanelli è un bravo ragazzo, io lo conosco da quando era studente liceale, perché ai Salesiani sono stato, se non direttamente, suo professore quasi. E durante il discorso che lui ha fatto ho notato degli accenni di sincerità e dei momenti anche di emozione. L'emozione non fa parte molto del suo carattere, lui generalmente cerca di essere freddo e tranquillo. Quello che mi ha dato fastidio, posso dire da un punto di vista formale, è questo coup de théâtre, questo tre quarti d'ora di autocelebrazione alla Berlusconi, no? Per cui un po' l'antipatia non personale ma politica c'è, perché purtroppo è inserito Raffaele Stancanelli in questo contesto di politica nazionale che sappiamo, almeno a mio parere, qual è. Ciò che posso contestargli
è la mancanza di un dibattito alla fine, perché tutte le cose che lui ha detto sulla città e sulle cose anche omesse, non fatte, capisco per tutte le difficoltà che ci sono, si poteva fare il pelo e il contropelo, si poteva in qualche modo dire stiamo attenti, no? Questa autocelebrazione è certamente un po' esagerata. Devo dire però che la scelta oggettivamente è una scelta istituzionalmente positiva. Noi quando Bianco è andato a fare il ministro l'abbiamo criticato. Avrà avuto i suoi buoni motivi, per la carità, ma la città è rimasta senza sindaco. Ora Catania è una città che arranca, è terribilmente in salita, e sappiamo quanto, forse più di quanto il sindaco ha detto questa sera, non ha bisogno in questo momento di fermarsi, di un commissario, di altre situazioni, ha bisogno di andare avanti. Ecco, io vorrei dire che a un certo punto ho sentito questa frase detta da Stanganelli: se io me ne andassi la città riderebbe. Ecco, io mi auguro, auguro a lui e auguro a noi catanesi, che se lui resta noi non piangiamo. Parlava anche di credibilità, della difficoltà che ha avuto ad ottenere la credibilità da parte dei cittadini di Catania. Ma sai, i cittadini di Catania sono, direi siamo, un po' scettici diventati. Perché ha ragione, direi. Ha ragionissima, perché davanti agli sprologhi di Scapagnini e alle pagine della Sicilia piene di programmi altosonanti e roboanti, no? Quando poi noi siamo rimasti al buio, prima di credere a qualcuno abbiamo bisogno che faccia veramente qualcosa. Allora, che lui stia facendo qualche cosina, perché negarglielo? Poveretto, sta lavorando come un disgraziato. Ecco, non so quanto lo facciano lavorare quella maggioranza, lo faccia lavorare quella maggioranza che lui ha esaltato, perché al Consiglio Comunale di Catania non esiste un'opposizione valida, esistono una maggioranza e un'opposizione all'interno della stessa maggioranza, e su tutte queste lotte politiche e intrallazzi di basso conto lui non può parlare assolutamente, deve assolutamente mettersi d'accordo, ci mette molta buona volontà, lui cerca di essere al di sopra delle parti, speriamo che questo suo sforzo veramente faccia, se non tutto, almeno in parte il bene della città. Gli applausi ricevuti questa sera sono dovuti ad un'approvazione del lavoro svolto sino adesso o... perché no, si tratta di adulatori? Lei, no, più che di adulatori, di compagni di viaggio, perché se lei guardava in giro, io ho visto Musumeci, no? E il pubblico, nel pubblico ho visto un tale con una faccia veramente un tantino particolare, che diceva sei il numero uno, va bene, lasciamo stare questo, ma fra il pubblico c'è stata molta freddezza e fra l'opposizione altrettanta, quindi questi applausi sono di rito per una situazione di portare avanti una persona che fa parte del mio partito e sono spiegabilissimi, ma non è stata un'ovazione, non è stato sindaco per acclamazione. Grazie ancora. Prego, arrivederci. È un'operazione mediatica quella che si è verificata stasera. Il sindaco non ha fatto altro che elencare una serie di cose che lui di solito elenca continuamente, ogni 2, 3, 4 mesi elenca queste cose, di alcune posterga la realizzazione a data futura e non ha fatto altro che una grossa operazione al suo uso e consumo. E con stasera inizia la sua campagna elettorale per le prossime elezioni amministrative. Devo dire fra l'altro che non ha detto alcune cose fondamentali, nonostante abbia detto che abbia risolto i problemi finanziari. Io mi chiedo come mai ai dipendenti comunali ancora oggi non viene pagato i buoni pasto da circa 2 anni, come mai ai dipendenti comunali non viene pagato l'indennità speciale del FIR da circa 1 anno e mezzo, come mai le strade della città di Catania sono piene di buche e non si riesce a risolvere i problemi, come mai al villaggio Santa Maria Goretti, nonostante siano state da questo Consiglio Comunale ancora 1 mese prima che si verificasse l'evento indicato che bisognava intervenire per pulire le caditoie, per evitare tutto quello che è successo, non è stato fatto, come mai all'azienda municipale trasporti, nonostante questi proclami, la realizzazione della società per azioni, adesso abbiamo anche il direttore, professore universitario, ancora oggi si lamentano tutti i cittadini della mancata accelerazione e della mancata frequenza degli autobus, come mai tutte queste cose non sono state dette? Egli non ha fatto altro che elencare tutte quelle questioni e soprattutto elencare la famosa litania che puntualmente dice di avere trovato la città piena di immondizia e al buio e di aver risolto. L'ha risolto naturalmente con i fondi che gli ha dato il governo Berlusconi con i famosi 140 milioni, ma qui si ferma la sua attività, non ha saputo realizzare e programmare fino in fondo quelle esigenze fondamentali che la città si attende da una normale amministrazione pubblica.
Sembra che la scelta del sindaco era già stata resa nota nel pomeriggio attraverso delle comunicazioni stampa. Quindi l'ennesima beffa perpetrata a danno del cittadino catanese? Sì, io ancora, mentre lui parlava, le agenzie battevano i comunicati stampa del suo capogruppo al Senato che annunciava le dimissioni del sindaco Stancanelli da senatore della Repubblica. Quindi ancora una volta non si fa altro che verificare l'assunto di cui dicevo prima, e cioè che si è trattata di una grossa operazione mediatica a suo uso e consumo, strumentalizzando la seduta del Consiglio Comunale e soprattutto negando all'opposizione e ai consiglieri comunali di poter interloquire su queste comunicazioni. Delle riflessioni subito dopo la dichiarazione rilasciata dal sindaco di restare a governo della città di Catania? Credo che avevamo visto bene quando abbiamo scelto insieme agli altri colleghi del Terzo Polo di rimanere fuori dall'aula. Il sindaco ha usato il Consiglio Comunale per fare una conferenza stampa a spese dei contribuenti. Un Consiglio Comunale ha un valore se permette il dibattito e il confronto. Egli invece ha cercato una strada per aprire sostanzialmente la sua campagna elettorale e per elencare una serie di cose che non rispondono a verità. Parla di contrasto all'abusivismo commerciale quando nella realtà Catania è nel caos, si spendono 900.000 euro per il controllo dei varchi di Piazza Carlo Alberto, ma il mercato ancora regna il caos sovrano. Si parla di recupero della legalità, ma nella realtà i quartieri di periferia sono lasciati in stato di abbandono. Si parla di condivisione di progetti con i commercianti, ma tanti commercianti del centro storico, quanto quelli di Via Umberto, proprio nella giornata di oggi lo hanno contestato non condividendone l'azione. Avrebbe fatto bene a rimanere a Roma, dove probabilmente faceva meno danni. Così facendo abbiamo fatto il modo che, così come a Roma abbiamo un Berlusconi che ormai è diventato la barzelletta d'Europa, allo stesso modo abbiamo Stancanelli che è diventato un sindaco barzelletta della città e barzelletta della Sicilia. Alcuni lamentavano la mancanza di un dibattito questa sera. L'avevamo sottolineato in conferenza dei capigruppo, ero stato proprio io a sollevare la questione, a ritenere che nel momento in cui il sindaco poteva fare delle esternazioni di libertà fosse giusto che i consiglieri comunali potevano intervenire, dire la loro e avanzare quelle proposte a cui Stancanelli faceva riferimento. Si è voluto invece fare il modo che di bloccare il consiglio comunale, di imbavagliarlo e quindi di evitare che le proposte costruttive che potevano uscire nell'interesse della città e che potevano dimostrare le falsità asserite dal sindaco durante la sua relazione emergessero. Eppure sembra che abbia fatto tante cose, almeno a sentir parlare lui stesso. Il problema è che si tratta di tante cose fatte a parole, ma che poi non trovano un riscontro immediato nella concretezza e nella quotidianità della città. Sembra ancora che in realtà la scelta del sindaco Stancanelli fosse già stata resa nota attraverso dei comunicati stampa, ancora prima di questa sera. Io credo che Stancanelli si è fatto gioco dei catanesi, dei cronisti e dei consiglieri comunali. Ha costretto un po' tutti a stare qua ad ascoltarlo, mentre in realtà il suo capogruppo e il suo dantecausa, Maurizio Gasparri, inviava una ansa qualche ora prima della stessa apertura del consiglio comunale, svelando il gioco e quindi sostanzialmente andando a risolvere quello che era un rebus che non doveva esistere, questo perché mai si dovrebbe porre il problema di dover scegliere fra due cariche. Chi è politicamente onesto e intellettualmente sano sa che non è possibile stare con due piedi in una scarpa. Eppure ci sono stati anche gli applausi stasera. Credo che si è trattato di applausi dei peones che anche a livello cittadino esistono, applausi che magari fanno parte del gioco, ma il problema è quello di cercare l'applauso della città, che con tutta evidenza non c'è stato, perché nessun catanese ha chiesto a Stancanelli di rimanere, né ci sono state manifestazioni di apprezzamento, ma anzi i cittadini che erano presenti in più di uno si sono espressi in senso contrario ad un'amministrazione comunale che sta facendo soltanto dei danni.